Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. In via Lardirago a Pavia c'è un olmo, una pianta secolare, che rischia di essere abbattuto per far posto a una nuova lottizzazione. È giusto oppure sbagliato? Ma secondo me non è così importante preservare quest'albero, forse è meglio lasciar costruire. Come mai? Ma così si dà anche la possibilità al lavoro e comunque la possibilità di altre cose. Penso che non sia così importante questo albero secolare. Nonostante sia secolare, appunto. Certo, nonostante sia secolare, certo, però comunque secondo me anche col tempo poi questo albero creerà anche dei problemi. Quindi secondo me è meglio abbatterlo e costruire. Io sono contrarissima al fatto che abbattino degli alberi perché non abbiamo più verde. E quindi a me è dispiaciuto anche quando vicino a casa mia hanno abbattuto un pino, perché era un pino secolare, grandissimo, molto bello. E è vero che magari ci sono bisogno anche tante case, però abbattere gli alberi mi spiace, si potrebbe tenere uno e l'altro, fare uno e l'altro. O no, non so, poi la zona non la... Sì, via Lardirago so dov'è perché è vicino a casa mia. Non ho capito molto bene qual è l'albero, però mi dispiacerebbe tanto farlo abbattere. Quando hanno abbattuto il pino vicino a casa sua era per costruire cosa? No, era soltanto perché dava fastidio a qualcuno. Non era per costruire niente, perché era nel nostro cortile. Che tipo di fastidio dava, per capire meglio? E copriva le finestre, quindi le persone non potevano guardare fuori. E infatti anche mio padre e mia madre ci erano rimasti molto male per questo pino secolare, veramente molto bello. E non era stato fatto niente per salvarlo? No. Bisogna preservarlo. Come mai, secondo lei? Perché il verde fa bene, quindi poi se sono piante vecchie che hanno tradizione è giusto che si preservino. Troppi palazzi li vadano a fare dove devono farli. Pensa che a Pavia manchi un po' di verde? Ma proprio mancare no, però diciamo che Pavia non è una città molto verde, quindi... In meno palazzi e più alberi. E che c'è, bisogna preservarlo e basta. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.